Allora, gente, dato che adesso la nave è stata messa in sicurezza, abbiamo due feriti, il guardia marina Flame e Arcos sono stati messi all'interno delle criopod, non sappiamo quando saranno operativi, comunque nel caso li verremo a prendere poi. In questo momento a me preme constatare effettivamente tutti i danni allo scafo della nave e poi cercare supporto qua nelle vicinanze, sperando che qualcuno abbia visto il segnale che abbiamo lanciato prima di cadere. Capo ingegnere Maxen, ha fatto un controllo sui sistemi? Sì, la maggior parte dei sistemi sono andati e se quelli che non sono andati se ne andranno se non verranno sistemati. Però perlomeno i sistemi che mantengono la nave, i reattori attivi o diciamo che non la fanno esplodere, implodere su se stessa, quelli almeno per adesso sono ancora funzionanti. Fortunatamente Ok. hanno la ridondanza e tutti i backup che permettono di mantenersi attivi. Va bene, perfetto. È già comunque una buona cosa. La nave ha retto. È già bello che abbiamo avuto solo due feriti. Voi state bene? Tutto Sì, ok? tutto bene, Sì, signore, signore, grazie. tutto bene. Un po' Ok, scosso perfetto. l'impatto, ma ci Vabbè, quello penso che riprendiamo. lo siamo un po' tutti, anche perché una cosa così non me la sarei mai aspettata. A questo punto direi di lasciare la nave e iniziare magari a dare una prima visione all'esterno per vedere un attimo il tipo di danni, dato che comunque la plancia non è proprio intatta, però ha retto. Il resto della nave non so come è messo. A questo punto possiamo anche metterci le nuove tute per Triton. Tengono molto di più Ok. la temperatura rispetto alle tute standard. Muniamoci anche di strumenti perché probabilmente ci serviranno. Va bene? Affermativo. Perfetto. Ci rivediamo qua in plancia tra pochi minuti. Ok, ragazzi, siete tutti in plancia? Ho notato che il Affermativa, Resor ricevuto. non ha subito danni la navetta. Quindi potremmo utilizzarla per esplorare i dintorni. Ottimo. Però sta succedendo qualcosa. Probabilmente è meglio tirarla fuori il prima possibile, prima che perdiamo anche quella, che rimane l'unica nave utilizzabile in questo momento. Procedo, signora. Sì, dai, la porti pure fuori. Noi intanto. Maria Mater, faccia un check dei sistemi, mi raccomando, prima di alzarsi in volo. Affermativo. LSC, qui caccia Aries della base Triton 3. Mi ricevete? Vi riceviamo. Ok, ricevuto. Ho ricevuto il vostro SOS. Avete bisogno di assistenza? Assolutamente sì, abbiamo due feriti e la nave purtroppo non è messa bene. Dove siete? Sto raggiungendo il luogo dello schianto, sono a meno di 8 km. Oh, buon Dio. Ok, Ho contatto visivo. perfetto, noi non vi vediamo. Contatto. Ricevuto, mi sto avvicinando al luogo dello schianto, passo. Ok, adesso vi vediamo, vi vediamo. Marinaio Viper, lo stato del Resor. Completamente operativo, fortunatamente è rimasto integro nonostante l'impatto. Riesce a Mancini, mi ricevete? decollare e a uscire dall'hangar? Faccio una prova, signora. Sì, la riceviamo. Vai, Avete idea del tranquillo. motivo dello schianto? No, non abbiamo ancora valutato il perché ci siamo schiantati. Ricevuto, Valchiria. Arrivo. Non so chi siano questi, ma cerchiamo di rimanere vaghi perché. Signore, si manterrà il livello di attenzione alto. Ok, Ok, perfetto. ricevuto. Anche perché quello che è successo è dovuto a una missione top secret, quindi è meglio non Sì, riferire infatti, parola. infatti, finiamo di progetti, di armi, eccetera. Viper, Esattamente. il Resor risponde bene ai comandi? Affermativo, non vedo nessun sistema compromesso nella diagnostica rapida. Ok, allora cerchi un posto dove atterrare in sicurezza qui vicino.
Mon Dio. vicino alla nave, ma non troppo. Ehi, voi lassù, mi sentite? Sì, la riceviamo. Ok. Non vi vediamo. Ah, Sono ecco. Siamo a terra, via. qua su, siamo qua su. Ok, ricevuto. Vi raggiungo col caccia. Immagino che non ci sia modo di raggiungervi tramite l'interno della nave. È stabile? Ma al momento sì, è stabile. Allora cerchiamo di andare nei livelli inferiori. C'è un posto dove mi consigliate di agganciare? Se la sua nave ci sta, ci sarebbe un hangar sulla poppa della Ricevuto. nave. Non sono sicuro che sia integro. No, sulla poppa. Segua. Atterro sopra la plancia. Laser doccato. D'accordo. Ok. Ricevuto. Signore, il Razor può trasportare altre 4 persone oltre il pilota. Perfetto, lo usiamo come nave da trasporto. Signori, io ho un problema. A quanto pare lo schianto mi ha distrutto il jetpack, non posso usarlo. Mi dovreste... Ok, adesso vediamo come farla, come scendere tutti perché abbiamo un po' tutti lo stesso problema. Potremmo avvicinare il Razor per caricarli. Capo ingegnere Maxen. Sì, Ha mica fatto controlli sui sistemi di produzione della nave? Sarebbe possibile produrre delle bottiglie di idrogeno per poterci permettere? Il problema è che tutti i conveyor sono distrutti, o la maggior Se parte. dovesse essere necessario, ho un Fermarli. po' di idrogeno con me. Ah, ok, io invece ho bisogno di andare in infermeria perché sto per finire, per esaurire l'energia della tuta. La seguo, signore, poi usciamo magari dall'hangar posteriore. Sì. No, comunque i sistemi di produzione ci sono ancora, il problema è con raggiungerli tramite inventario. Ricevuto. Ingegnere Max, ci raggiunga in sala macchine che proviamo a uscire dall'hangar. Ok, ricevuto. Signori, se riuscite a darmi delle informazioni. Stiamo allora. Ci stiamo recando all'hangar di Popa. Ah, vediamo un po' come è messo. È messo abbastanza male. È messo veramente male l'hangar di Poppa. Abbiamo modo di scendere verso terra? Negativo, negativo. Troppo alto, c'è un cratere. La poppa della nave ha creato un cratere abbastanza profondo. Se ci potete vedere, Ah, ecco. salve signore. Come la possiamo chiamare? Procton. Ah, ecco. Salve Procton. Salve. Ringraziamo i fucili. Vi augurerei un buon giorno, ma penso che sia fuori ruolo. Sì, sì, non è proprio un buongiorno. Non avete quindi nessun altro dettaglio sulla natura dello schianto? Pensate possa essere stato un malfunzionamento o qualcosa del Probabilmente genere? una avaria dei sistemi. Dobbiamo ancora capire, con calma poi cercheremo di indagare anche su questa cosa qua. Voglio sperare che sia una nave sperimentale, non di serie. Non posso risponderle in questo momento. Vorrei farle una domanda. Dato che lei è arrivato qua con una nave, suppongo ci sia un avamposto. Sì, è un piccolo avamposto in realtà solo di mantenimento, però è poco distante da qua, circa meno di 20 km. Va bene, nel caso ci potrebbe ospitare intanto che cerchiamo di capire. In realtà è molto piccolo, però in condizioni di emergenza non dovrei avere problemi. Se dell'LSC, giusto, avete già contattato la vostra compagnia, avete avuto modo di contattare la compagnia? Abbiamo cercato di mandare un segnale alla compagnia, purtroppo non abbiamo ancora ricevuto risposta. Per ora, abbiamo solo lei che può darci una mano. D'accordo, allora. Siete solo voi quattro? Avete degli altri membri dell'equipaggio feriti? Ma abbiamo due feriti, in questo momento sono nelle criopod.
Ricevuta. D'accordo, sì, non penso di avere. In che condizioni? Feriti gravi? No, No. non gravissimi. Ok, d'accordo. Allora potrebbe Comunque, essere una cosa più saggia per prendere in carico la i cura. supporti vitali della nave sono stabili. D'accordo. In zona infermeria, da quanto riportato dal nostro ingegnere, è stabile, quindi dovrebbe essere sicuro qua sulla nave. E a livello di carburante, quanta autonomia ha? Questo Anni. non lo so. Dovremmo averne Allora. però di carburante ancora, perché eravamo partiti pieni. Purtroppo i sistemi di misurazione Abbiamo del controllato prima livello di e uranio sono instabili. Per adesso da 9 anni, ma non possiamo accertare nulla. Può essere 9 anni come può essere 3 secondi. capisco. Beh, se però avete carburante e l'infrastruttura è grosso modo stabile, penso che mantenerli qua in animazione sospesa sia la cosa migliore. A Sì, non questo punto. sì, non li sposterei in questo momento. Sì, non è imprudente. D'accordo, allora raggiungo il caccia in faccia. Sì, Sì. attendo un attimino che abbiamo un problema e lo risolviamo subito. Viper, riesci a venire indietro in retromarcia qua vicino all'hangar e aprire la porta sul retro? Affermativo, faccio un po' di manovra e datemi un secondo. Siamo più Ok. indietro, siamo. Attenzione. Alza un attimino la quota. Vieni ancora un po' indietro e alza. Ok, piano, Fermo, piano. fermo così, Fermo fermo, così. fermo così. Max, riesci a salire? Provo subito. Ok, vai, salite voi due. Posso abbassarmi un po', eh? Sì, abbassati un attimo. Attenzione, spazio. Perfetto, perfetto. Ok. Confermatemi appena siete tutti a bordo. A bordo. A bordo. Bobo, ci sono. Siete in grado di Aris. seguirmi, signori? Eccellente. Sì, la seguiamo. Ok, pilota Viper, segua pure la nave. Viper, metti su l'autoradio, dai. Accendi su un po' di musica. No, becchiamo qualche stazione aliena. Chi è l'ultimo che è entrato a bordo? Sono entrato io Fake. per ultimo. Le porte? Non c'hai Attacca mica alla sul coso coda. automatico, mamma mia, che tristezza Al di Rom. Colosseo. No, Perché? perché l'avete riaperta? Ma chi è che l'ha riaperta? Io A te la l'avevo chiudo chiusa. io, senza che fate che vi alzate. L'ho Anche non più chiusa. scattato dalla cosa. Aperta e chiusa. Ok. Ah, ok, eccoci arrivati all'avamposto. Ah. Non ho una piazzola d'atterraggio per voi, quindi vi consiglio di atterrare davanti al portone. Ok, Affermativo. vai per cerca una zona abbastanza piana. Sto cercando il portone principale dell'ingresso, eccolo. Nel lato opposto alla torre. Contatto. Siamo atterrati. Eccellente. Da quant'è che non toccavo della neve? Queste. Oh, non ci posso credere, nella sfortuna che abbiamo avuto, siamo finalmente con i piedi per terra. E sulla neve, una cosa che. La vuole Fantastica sciogliere quella sensazione. fiaccola. Dopo anni passati nello spazio, dai, diciamo che mettere piede sulla terra, in questo caso sulla neve, è quasi un toccasana, al di là della situazione in cui siamo finiti, però. Vi consiglierei di mantenere la vostra visiera chiusa perché la temperatura in questo momento non è malvagia, c'è il sole che batte, ma vi assicuro che diminuirà parecchio. Per il momento voglio respirare un po' di aria vera. Capisco, capisco. Allora, purtroppo l'avamposto, se volete seguirmi. L'avamposto è abbastanza spartano, ci dovrebbe essere spazio per tutti, ma non propriamente il materiale. Quindi, credo che trasportare qualcosa dalla vostra nave potrebbe essere utile. C'è un piccolo cargo qua a disposizione della base, di solito lo usiamo per i rifornimenti. Se. Ok, una domanda, mi scusi. Questo avamposto è sotto qualche compagnia, privato, governativo?
Era un vecchio avamposto governativo che è stato messo quando c'è stata la prima colonizzazione, a una Oh, quarantina d'anni. ho capito. E attualmente come gestito? Attualmente è affidato a una squadra di ricerca. Questo è il terzo avamposto su Triton. I primi due sono di ricerca, questo è di pattugliamento, controllo, manutenzione, in realtà anche storica. È stato il primo a essere fatto, ma è stato declassato al numero 3. Ho capito, ok. Beh, è tenuto ancora Gli altri bene. sono. Assolutamente. Gli altri sono nell'altro emisfero, facciamo turni di un paio d'anni e siete arrivati negli ultimi mesi. Comunque, questo modulo è quello abitativo, poi c'è quello energetico e quello di fabbricazione. Se volete seguirmi. È molto spoglio, come vi ho detto, non è nulla di particolarmente Dopo moderno. quello che c'è successo, va più che bene, anzi, la ringrazio a nome di tutto l'equipaggio. Non dovremmo avere problemi a mettere dei letti qua da qualche parte nella zona abitativa, o nella torre qua sopra. La torre invece che avete visto là dietro è quella di comando. No, qui la temperatura è accettabile. Sì, Decisamente. si sta bene. Una base fatta a scala. Sì, molto. C'è Sia un sacco questa di zona piani. di controllo sono pienamente pressurizzate. La zona fabbricazione e quella di produzione energetica no. Questa è una torre di vedetta. Sì, esattamente. Cioè, la piccola torre degli alloggi, la vera torre di vedetta è quella là dietro. Ah, d'accordo. Quella in fondo, Esatto, quella quella là. più scura. Se volete seguirmi nella zona comando, possiamo provare a mandare un SOS, una comunicazione alla vostra compagnia. Se vi Molto bene. lamentavate delle scale prima, non oso immaginare cosa farete adesso. Ci, Ho perché paura. ci sono altre scale. Ah, ho paura, ci sono altre scale. Aspettate che aspettiamo il nostro ingegnere, il capo ingegnere Max. Eccolo. Ci si mantiene in forma, non vi preoccupate. Abbiamo lasciato fuori il direttore. Ah! Ah, No, sono no, qua. no, 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 no. sono qua, sono qua. Ok, Bello, bello, bello. è una bella rampa di scale. Decisamente, decisamente. Attenzione, ragazza, a non cadere. È un sistema di un altro periodo. Sì, no, è che stando tanto tempo nello spazio non. Posso Cioè, certe immaginare. cose non si fanno, insomma. È Spero veramente che da voi tanto tempo che non faccio un paio di siate. scale in questo modo. Ok, questa è quindi è la zona più alta dell'avamposto, è la vera torre di vedetta, insomma, di controllo. Allora, vediamo di mandare Una una bellissima comunicazione. vista comunque. Questo è un pianeta veramente da scoprire. Allora. È qui da molto tempo lei? Sono 1 anno, 5 mesi e 2 settimane. In questa base. Ok. Ma ha ordini di rientro da qualche parte o è stanziato qua per altri anni in questo posto? Tra circa 6 mesi il mio turno finirà, quindi tornerò agli avamposti principali. Ok. Sempre governativi, quindi lei è del governo di Triton. Sì, assolutamente. Sì, chiamarlo governo forse è un po' troppo lusinghiero, però sì, siamo una piccola comunità, siamo meno di 1.000 persone. Sì, ho Allora, ok, capito. non ho dati sull'SOS, quindi non credo che la vostra compagnia ne sia a conoscenza. Che tipo di messaggio volete che invii? Beh, un messaggio di soccorso e dopo magari stilerò io un rapporto da mandare al quartier generale della nostra compagnia. D'accordo, allora poi lascerò le autorizzazioni per accedere al terminale secondario nella zona abitativa. D'accordo. Il segnale è stato inviato. Non dovrebbe avere problemi a raggiungere il quartier generale della vostra compagnia. C'è una stazione Perfetto. di ripetizione in orbita, dovrebbe essere ancora in buone condizioni. Ma intanto la ringrazio. Ci mancherebbe. Dai. Se qua ho un'infermeria, andrei un attimo a rigenerare l'energia della tuta e vedere se avete anche un po' di idrogeno. Assolutamente sì, al piano terra della zona abitativa. Ok, perché magari ci ricarichiamo un attimo, i jetpack.
Signore, comunque suggerirei di mandare il trasporto cargo a recuperare i materiali della Valchiria. Sì, adesso facciamo una squadra di recupero materiali. Anzi, visto che lei sa già pilotare praticamente quasi tutti i tipi di nave, le affido a lei il comando di trasporto. Si scelga pure una persona che viene con lei e organizzi il tutto. Ricevuto, signore. Posso chiedere la disponibilità del capo ingegnere Maxen, visto che conosce i sistemi della nave? Assolutamente. Assolutamente, Se però puoi prima servirmi, vorrei fare una domanda al dottore, non so come chiamarla. Proctor, Procton, Procton. come funziona il sistema difensivo? Sono cinque vecchie mitragliatrici Gatling automatiche che hanno un sistema di tracciamento del bersaglio. Vecchiotte, ma ancora abbastanza efficienti contro bersagli di piccole dimensioni. Stavo notando che non ne ho mai viste di questo tipo. Hanno più di 40 anni ormai. Sono molto molto vecchie, sì. No, non usiamo più armi di questo tipo. Non penso troverete tecnologia molto più moderna di quelle su questo avamposto. Non sono state fatte mai delle ristrutturazioni di tipo sostanziale, ecco. Qualche miglioria ai sottosistemi, ma poco altro. Qua sopra c'è, sopra la torre della fabbricazione c'è un sistema di scarico, quindi potete tranquillamente buttare tutto lì dentro. Perfetto, magari lo può far vedere al pilota Viper, che sarà lui poi a eseguire il trasporto dei vari materiali. Affermativo. Come si trova nella cabina di pilotaggio? È un po' vecchio stile, ma sono i comandi base dell'Accademia alla fine. Ottimo, ottimo. Vai, ferma a te, ha detto Maxen, ma adesso c'è un posto solo. Infatti, mo lo stavo notando. Vabbè, si Avete l'altra nave, ricorregge. c'è No, vabbè, si cabina. ricorregge, al massimo usa l'altra nave. Sì, Maxen. esatto, potete andare in due, tanto non è. Prendiamo Rezor, Max e io vado con il cargo. Ok, E ricevuto. io invece avrei proprio bisogno se c'è un'infermeria o comunque una criopod. Ok. Nella zona abitativa. Ok. Oh, perfetto. Grazie. Ah, vi raccomando, le porte non hanno autochiusura, quindi dovete farci attenzione. Sì, vedo che i sistemi sono alquanto antiquati, però Sono vabbè. un paio di computer che si potrebbe riadattare Ah, per beh, se le può far piacere, al massimo possiamo mettere mano ai sistemi di questo avamposto e magari dare un aggiornamento ad alcuni sottosistemi. Beh, ho già fatto io qualche lavoretto in passato, quindi non penso che ne avranno mai a male. Quindi lo apprezzo, lo apprezzerei. Ma va bene, no, giusto per sdebitarci dell'ospitalità. Beh, sono qua che. Non mi aspettavo una nave così grande, però. Sperando di riuscire a ripararla, perché effettivamente la nave è molto grande. Allora, per la fabbricazione dei sistemi di base ho un assemblatore e una raffineria standard nella torre di fabbricazione, migliorati per efficienza energetica. Quindi Noi dovrei. partiamo. Ok, sì, voi partite, ci teniamo in contatto radio. Ricevuto. Ricevuto. Buona fortuna, signore. Fortuna anche a voi. Vi dicevo, il sistema di fabbricazione è vecchiotto, ma dovrebbe ancora essere in grado di fare tutto. Non so se avete dell'equipaggiamento particolarmente avanzato, in quel caso non saprei, ma non No, le credo. raffinerie che utilizzate voi sono le stesse che utilizziamo noi, sono tra le migliori, e più performanti. Dovremmo, tra l'altro, le nostre, noi abbiamo, raffinerie sulla nave, dovrebbero funzionare, Ottimo, ottimo. dato che alcuni sistemi sono ancora attivi. Tra l'altro avrei Però nel gestire. caso possiamo utilizzare anche questa se non è di disturbo. Sarebbe meglio perché andare a sovraccaricare L'energia la nave della non nave, esatto. compromettesse. Sì. Sì, Sì, no, sì. ma poi un malfunzionamento dopo un simile schianto. Sì, I no, ha tubi ragione il non potrebbero sergente. usare. Non potrebbero forse reggere la pressione di lavoro. Quindi è meglio non approfittarne. Sì, diciamo che la nave è meglio lasciarla così com'è. Ah, ecco, cosa importante. Squadra della nave, mi ricevete? Sì, ti riceviamo, dimmi. Com'è da voi la situazione per la nebbia?
No, non c'è nebbia per adesso, è solo... Vi devo informare che da noi sta calando la nebbia e sta iniziando a nevicare, quindi preparatevi per situazioni climatiche avverse. Ok, ricevuto. Se doveste avere problemi, atterrate, rimanete alla nave e vi raggiungete e tornate in altro momento. Signore? Sì? Chiedo il permesso di fare un giro di ispezione per controllare la situazione. Il permesso concesso. Io seguo Procton. Se vuole, vorrei discutere, sì, vorrei discutere con lei di un po' di alcune cose, dato che siamo qua e forse è meglio che ci conosciamo. Assolutamente, l'ascolto. Allora, innanzitutto io sono Lord Kikko, sono il direttore della Lord Space Company. Presumo abbia già sentito parlare della nostra compagnia. Ho sentito parlare della vostra compagnia, non mi aspettavo di incrociare il direttore sul campo. Sì, sono un direttore, diciamo, diverso da tutti gli altri direttori che sono abituati magari a chiudersi dentro gli uffici tra scartoffie. A me piace andare in giro con il mio equipaggio per esplorare e costruire avamposti sui vari pianeti. Eravamo proprio qua per costruire un avamposto, era la nostra missione principale. Purtroppo adesso la missione è cambiata, dato che abbiamo avuto questo grave incidente e dobbiamo concentrare un po' le forze sul ripristinare la nave. Dovrò stilare anche un rapporto da mandare al quartier generale e ricevere informazioni in caso ci fosse qualcosa da attuare, insomma. Certamente. A proposito, venga, entriamo nella zona interna, le do accesso al terminale. Perfetto. Poi eventualmente sarebbe buona cosa montare anche uno schermo qua dentro, ma sinceramente sì. Non... Ma se ha bisogno di un aiuto per sistemare alcune cose, non ci sono problemi. Io e il mio equipaggio le possiamo dare tranquillamente una mano. Lo apprezzo. Ma dato che lei è qua da diversi anni sul pianeta, attualmente quindi ha detto che ci sono 3 avamposti. Sì, esatto. Quindi sono soltanto 3 avamposti o ce ne sono altri di altre compagnie? No, siamo solamente 3 avamposti, appunto. Gli altri 2 sono... Uno è prettamente scientifico, l'altro è più abitativo, però sono molto distanti da qua, sono sull'altro emisfero del pianeta, che è un... minimo più mite. D'accordo, quindi la comunità è sul migliaio di persone, sì, esatto. Insomma. Sì, infatti si vede qua non c'è nessun tipo di infrastruttura né altro, perché davvero veniamo qua con le navette semplicemente. Ok, no, visto che la compagnia non ci ha dato moltissimi dati sul pianeta, avendo qua lei che invece ci abita da diversi anni e fa parte della comunità, sarebbe interessante appunto capire un po' i punti strategici, insomma la morfologia del pianeta. Certamente. Allora, come può vedere, prevalentemente la struttura è montagnosa con ampi oceani ghiacciati. In realtà li chiamiamo oceani, ma per maggior parte sono di acqua dolce, non c'è molto, molto minerale in acqua, perché appunto è tutta ghiacciata. Ok, quindi ghiaccio ce n'è in abbondanza. Assolutamente sì, dal punto di vista mineralogico non le so davvero dire, non penso sia mai stata fatta un'analisi a fondo dal punto di vista dello sfruttamento dei minerali. C'è okay. Qualche cemento che so nell'altro continente che viene utilizzato prevalentemente per la costruzione, ma non d'accordo. Saprei dire. Dovremmo, no, perché uno dei nostri compiti era quello anche di mappare i vari settori del pianeta per capire che tipo di minerali ci sono nel sottosuolo. Dato che poi dovremo appunto scavare e costruire un avamposto. Certo. Tra l'altro dovremmo avere anche avuto già i permessi per appunto edificare avamposti, sì. e scavare, insomma. Sì, esatto, come le dicevo, mi era giunta una nota un paio di settimane fa, ma non gli avevo dato troppo peso. In realtà non mi aspettavo che sareste arrivati così vicini e soprattutto in modo così roboante. Quello non era tra i piani, però sono contento che almeno la compagnia ha mandato già tutte le informazioni e ha già contattato per le varie procedure che dovremmo andare ad attuare.
procedure che appunto in questo momento saranno veramente difficili da attuare, in quanto la nave con cui siamo arrivati non è una nave fatta per solcare i cieli di un pianeta, ma doveva restare in orbita. Dovevamo scendere con Resor e poi valutare un attimo la situazione. In questo caso adesso ci servirà una grossa mano per sistemare la Valchiria, insomma. Me ne rendo conto. Allora, Signore, prima... sì? Prego. Fatto girare il perimetro e tutto sembra risultare tranquillo. Ok, E volevo perfetto. fare una domanda al signor Procton. Sì. Sono a disposizione. Attività pirata sul pianeta, avamposti, pirata. Non negli ultimi 25 anni. Ok, buono. Ricevuto. Se volete Sì, perdonarmi un secondo, vado subito a compilare il rapporto per il comando centrale. se ha bisogno di qualcosa da mettere per il suo rapporto, può chiedere tranquillamente a me o al sergente Nekar. Non si preoccupi, credo che appunto non ho molte idee sul... però avendo visto cosa hanno... cioè, suppongo che... Se la vostra nave era equipaggiata per gestire gli attacchi dei pirati, non ho davvero idea di cosa bisognerebbe fare per creare una griglia di difesa per gli altri avamposti. Ah, ok, ma Quindi. su quello ci pensiamo noi. Sergente Nekar, venga qua, si goda il panorama, guardi che stellata magnifica. Prima ho fatto un giro tutto intorno alla base, venga con me e guardi Vediamo, questo no, perché panorama. dopo anni nello spazio, tornare su un pianeta e vedere lo Guardi spazio, mamma. il lago ghiacciato. Mamma, che spettacolo, bellissimo, che vista, bellissimo, sono quasi commosso. Va bene, dato che questa sarà casa nostra per un po' di tempo, direi di iniziare a sistemarci, insomma. So che magari, beh, adesso ne parliamo poi col signor Procton per vedere se non disturbiamo, perché... Direi, signore, come priorità metterei la ricerca di un luogo dove costruire l'avamposto. Sì, navetta cargo, mi ricevete? Sì, vi riceviamo a un posto tale Don Trapper. Chiediamo autorizzazione per scaricare i materiali rinvenuti dalla Valchiria. Perfetto, Autorizzazione concessa. procediamo, chiudo. Se avete materiale da raffinare, posso attivare la raffineria. Da No, raffinare. da raffinare nessuno. Era già tutto raffinato. Ho già Ah. preso io il resto. Era una bella nave. Raffinava benissimo. In dove la posso mettere il materiale? C'è un terminale qua all'interno della sezione energetica, se le viene comodo. Altrimenti c'è un connettore nella piazzola del cargo. Ok, scaricate tutto il materiale perché ci sarà molto da lavorare nei prossimi giorni. Tanto, signora, volevo comunicarle che il trasferimento dei materiali è avvenuto con successo. Non avremo tutto a livello dei componenti, però abbiamo parecchio materiale raffinato con le lingotti. La carenza di platino e, se non erro, l'unico lingotto che non abbiamo è l'argento di per sé. Io adesso mi riposerei, dato che abbiamo avuto una bruttissima giornata, direi che siete liberi di andare. Ne riparleremo poi domani per quanto riguarda i lavori da attuare nell'immediato. C'è un volontario tra voi che vuole darmi una mano a allestire le Già, Arrivo. ero già Quasi partito, basta dei pannelli da interni. Ok, vediamo un quale. po'. Aspetta. Io penso qua dove c'è l'infermeria è Sì. abbastanza spazioso. Sì, assolutamente. Sia qua che al piano superiore, come preferite. Se volete posso occupare del secondo piano e fare una piccola zona living dove possiamo riunirci intanto. Assolutamente, sì, perfetto, Viper. Perfetto, procedo. Ok, signora ha predisposto una piccola zona di riunione, un tavolo con 6 posti. Ah, ok, perfetto. Eccellente. Molto carino. Ah, carino, molto bello.
visto che ci sono, mi occupo di un paio di dettagli. Se non dispiace, signor Procton, perfetto. Ah, perfetto. Abbiamo un pannello. Ok. Posso mettere un altro? Sì, va bene. Va bene. Serve pannello. Allora, schermo. Ce l'ho. Ok, perfetto. Oh, benissimo. Perfetto. Benissimo. Per i terminali ha già una zona. Ci sto sì, già sto lavorando, signore. Oh, ok. Inserisca i dati poi per il l'LCD e il, la chiusura automatica delle porte. Seguro. Affermativo, rimango qua sopra intanto per poter settare gli LCD una volta impostati i server. Perfetto. Signore, mancano gli schermi. Posso avere il permesso per produrne una decina? Vada, usi l'assemblatore, non si preoccupi. I server dove li state mettendo? Sì, vedo. Per i server saranno operativi, avremo un recap totale delle nostre cose. L'automatic LCD è pronto. Perfetto. Ok, io imposto invece l'altro. Allora. Ok. A posto anche lo script per le porte automatiche. Ok, sì, funzionano. Va bene, allora, dato che adesso abbiamo sistemato l'avamposto aggiungendo alcune cose importanti, direi che potete congedarvi. Affermativo, signore. Ricevuto, signore. Signore, le auguro un buon riposo. Buon riposo, grazie, buon riposo a lei, sergente Nenka. Buon riposo a tutti, signore. Buon riposo. Intanto ringrazio ancora il signor Procton per averci ospitato nel suo amposto e niente, ci riaggiorniamo domani. Assolutamente, signore. Buon riposo a tutti. Buon riposo. Hanno già ricevuto il vostro SS inizialmente. Chi è che si è lanciato giù dal cuore? Ma l'ho visto. Vabbè. Abituati all'assenza di gravità. Ok, è una bella rampa di scale. Decisamente. Attenzione ragazza a non cadere. Soprattutto la gravità naturale è molto perfetta. Ma dai. Ah, aiuto! Cosa è successo? Chi è che mi è caduto addosso? Che è successo? Qualcuno mi ha spinto. Mi sono visto superare da Max. Max che mi ha tirato giù. Io ero in fondo alla fila, mi sono visto scaccente addosso. Non ho sentito più le ginocchia. Gente come gente assortita. Dov'è finito il nostro salvatore? Prima. Ah, ecco. Direi che possiamo tornare in Oh, allora ci avete con me. Signore, io faccio un giro rettilineo esterno per controllare che tutto sia va bene. In regola. Ok, perché magari ci ricarichiamo un attimo i jetpack. Più che giusto. Aiuto! Colpa mia! Mi chiamo scale, sono una trappola! Sì, non dobbiamo tutti insieme, non avevo immaginato questa cosa. Vabbè. Questo no, Maxen! Maxen! Questo finisce tutto nei blooper! Le scale della morte. È uno scandalo, cazzo! Voi tritoniani non sapete fare le scale, porco Giuda!